Come guadagnare, prelevare, depositare su Finst Exchange. Andiamo a fare un tutorial completo e per chi non conosce questo exchange andiamo a vedere anche chi c'è dietro e come è nato. Benvenuti a tutti amici su Guadagnare Facile Gratis. Prima di tutto vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina delle notifiche. Avete fatto? In descrizione vi lascio il link del canale Telegram dove vado a fare tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei metodi di guadagno, bonus, promozioni e tutorial degli strumenti utilizzati. Prima di iniziare con questo fantastico video vi voglio ricordare che questo non è assolutamente un consiglio finanziario né di investimento e né soprattutto ragazzi di spingere le persone ad iniziare ad investire in criptovalute. Sappiamo benissimo tutti i rischi che ci sono dietro, ma questo video effettivamente può servire a tutte quelle persone che vogliono conoscere di più questo exchange e anche a tutte quelle persone che già lo conoscono e lo stanno utilizzando e vogliono saperne di più. Ma quindi che cos'è questo exchange? Finst è una piattaforma di scambio di criptovalute lanciata ad Amsterdam nel 2022, creata da un team di esperti con un background solido nel mondo finanziario. I fondatori Julian Wallet e Marcel Putin provengono da DeGiro, un'importante piattaforma di trading azionario in Europa, e penso che quasi tutti la conosciamo. Julian Wallet ha guidato DeGiro in Francia, mentre Marcel Putina era il product lead. Con Finst hanno deciso di portare nel mondo delle criptovalute lo stesso approccio innovativo e orientato al cliente che avevano sviluppato per il trading di azioni. Inoltre, da quello che sappiamo, Finst si distingue nel mercato delle criptovalute per le sue commissioni estremamente basse, fino all'83% inferiori rispetto alla concorrenza. La piattaforma è stata quindi pensata per rendere accessibile sia al piccolo investitore che ad enti istituzionali, con servizi che ne semplificano tutto il processo. Ed ora ne andremo ad elencare qualcuno. Naturalmente abbiamo il trading di criptovalute con una vasta gamma di criptovalute, ad ora sono più di 170 asset. Poi abbiamo la sezione Crypto Bundles, un'opzione che permette di diversificare automaticamente il portafoglio mantenendolo aggiornato con le principali tendenze di mercato. La sezione staking, che consente agli utenti di guadagnare interessi sulle criptovalute, e la sezione auto invest, che questa funzione aiuta a impostare acquisti ricorrenti in modo automatico, facilitando tutto il processo a lungo termine senza necessità di monitorare costantemente il mercato. La sicurezza è uno dei pilastri più importanti per Finst, che utilizza tecnologie avanzate come la multi-party computation per proteggere i fondi degli utenti. Inoltre è registrata presso la Banca Centrale dei Paesi Bassi, il che garantisce la conformità alle normative europee. Grazie anche al sostegno di investitori come i fondatori di Deribit, Finst ha raccolto 4 milioni di euro per espandere ulteriormente la propria offerta e raggiungere così un pubblico globale. Fatta questa lunga premessa, ragazzi, andiamo ora effettivamente attraverso l'applicazione per Android, ma vi ricordo si può utilizzare benissimo anche, forse meglio per chi fa trading, all'interno del web browser. Inoltre ragazzi, Finst offre vari bonus promozionali. In questo momento si può guadagnare in modo completamente gratuito facendo un trade di almeno 200 euro, ben 20 euro gratis. Però questa promozione in questo momento è valida solo per i residenti in Olanda e Belgio. Andiamo a vedere subito. Ed eccoci amici all'interno dell'applicazione Finst. Allora, semplicissimo ragazzi, veramente ha un'interfaccia molto intuitiva. Qui sull'home page abbiamo la possibilità di andare a fare un acquisto direttamente qui, cliccando su buy ci si presenta tutti gli asset all'interno di Finst, ragazzi, ne sono veramente tanti, ne hanno integrati e ne stanno integrando comunque sia negli ultimi mesi, hanno integrato varie cripto, non erano tutti questi asset quando è nata Finst, io me lo ricordo benissimo perché feci un video moltissimo tempo fa. Comunque sia, sulla sezione buy abbiamo la sezione crypto bundle. Il bundle, vi ho detto prima, sono dei sistemi di investimento, poi naturalmente ragazzi ve l'ho spiegato all'inizio del video, dopo li andremo un attimo a vedere. Quindi effettivamente su Bitcoin possiamo andare a fare il nostro acquisto a secondo di quanto abbiamo disponibile sul portafoglio, ok? Possiamo fare un acquisto a mercato, un acquisto limite, oppure fare l'auto invest, che diciamo che è una sorta di DCA in modo automatico, ovvero il dollar cost average. A posto, ritorniamo indietro sulla sezione, sempre davanti abbiamo la sezione sell, quindi possiamo andare a vendere i nostri
nostri asset, swap e quant'altro. Ora, effettivamente, per esempio, andiamo a fare un acquisto di Tether USDT. Io ho 20 euro su Finst, tanto per farvi vedere. Andiamo a fare buy e vediamo le transazioni, le fee di transazioni, ragazzi, sono veramente basse, 0,03 centesimi di euro. Faccio conferma e il mio ordine naturalmente ora è andato a buon fine, quindi avrò i miei USDT, tanto per farvi vedere come funziona, ragazzi. Quindi un bel like al video, condividete il video con le persone interessate, mi raccomando ragazzi. Quindi sto anche spendendo commissioni sulle fee per farvi vedere. Sezione sell, quindi cliccando su sezione sell, amici miei, avremo i nostri asset disponibili. Quindi su Tether io potrò andare a vendere i miei Tether ad ora, i miei 22,25 centesimi di USDT. Posso andarli a rimettere in euro, oppure posso andare a fare lo swap, ovvero semplicemente clicco sul mio asset disponibile e magari voglio andare a cambiare per esempio la metà dei miei USDT in Bitcoin, oppure in un altro asset, per esempio in Solana, oppure ragazzi in altri asset. Dopo li andremo a vedere comunque sia tutti gli asset che ha Finst. Quindi ritornando indietro, sezione swap l'abbiamo visto, sezione deposito e withdraw. Allora, per depositare possiamo depositare in euro, naturalmente abbiamo bank transfer, bank contact e ideal. Quindi cliccando su bank transfer faremo un deposito, ci verrà fornito l'indirizzo IBAN, e nome del destinatario, la casuale, eccetera eccetera eccetera. Sezione withdraw possiamo andare a fare il withdraw in euro, quindi in sostanza sul nostro IBAN che abbiamo collegato a Finst. Se l'abbiamo collegato, bisogna collegarlo naturalmente alla sezione apposta, dopo magari andremo a vedere. E possiamo, se no, fare anche un withdraw con le cripto, quindi possiamo effettivamente andare a depositare e prelevare in criptovalute, e ora dopo andremo a vedere. Quindi detto ciò, abbiamo la sezione invita amici, per esempio vedete se come vi ho detto all'inizio del video, abbiamo questa possibilità di andare a guadagnare 200 euro, però è fino al 30 di questo mese e è praticamente valido da solo per i residenti in Belgio e in Olanda, ok? Molto importante. Magari andiamola a vedere un attimo, eccola qui, qui abbiamo tutto quanto, il mio codice eccetera, e quindi bisogna depositare 100 o più euro entro il 30 e fare un trade maggiore di 500 euro, non so se un trade unico o qui praticamente va a sottintendere per volume, volumi totali, ok? Quindi naturalmente riceveremo tra i 10 euro e i 200 euro in Bitcoin, ok? Promozione, comunque sì, ecco, non era 20 euro, ho detto 20 euro all'inizio del video, sono 200 euro. Comunque è una promozione che riguarda i residenti per l'Olanda e il Belgio, ricordiamolo. Detto ciò, comunque sia fanno diverse promozioni, quindi ogni tanto fanno uscire delle promozioni al riguardo. Detto ciò, abbiamo i maggiori top gainer, top loser, e li abbiamo qui ragazzi nella schermata principale, abbiamo tutte le criptovalute, quindi andiamo a farci un attimo un excursus di tutti i crypto asset che ha Finst. Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Solana, Ripple, USDC, Lido, Stake, Ether, Cardano, Dogecoin, Sui, Tron, Avalanche, Chainlink, Wrapped Bitcoin, Aptos, Shiba Inu, Ondo, Optimist, Uniswap, vedete ragazzi, Celestia, Near Protocol, Arbitrium, Litecoin, Stellar, Internet Computer, Etena, FCI, Caspa, Polygon, BitTensor, Sei, Pepe, Pyte Network, Dora Factory, DAI, Stacks, Ethereum Classic. Ragazzi, ora inutile, però abbiamo, vedete quanti asset ragazzi, tra meme e eccetera eccetera, guardate quanti asset, sono veramente un'infinità ragazzi. Effettivamente questo exchange negli ultimi mesi, da quando feci un video moltissimo tempo fa, ha integrato numerosi ma numerosi asset. Ora naturalmente se noi clicchiamo all'interno di un asset, per esempio prendiamo nel caso Solana, abbiamo naturalmente la chart di Solana, ok? Quindi in sostanza possiamo vedere l'andamento dell'asset, possiamo andare a fare il deposito su Solana, quindi effettivamente qui possiamo depositare in cripto, quindi vogliamo depositare effettivamente delle cripto da un altro wallet, un altro exchange all'interno di Finst, possiamo farlo attraverso transazione blockchain, quindi semplicissimo. Oppure sezione buy, naturalmente l'abbiamo visto prima, eccetera, quindi molto molto importante. Andiamo sui Tether USDT, per esempio che io ora ho i Tether, qui che cosa possiamo fare? Possiamo andare a fare il withdraw, bisogna andare a naturalmente a dare l'opzione crypto withdrawals, ok, mettere il nostro codice e quindi ci
verranno sbloccati i ritiri attraverso sistema blockchain. Quindi una volta fatto ciò possiamo andare ad aggiungere il nostro indirizzo, dove mandare per esempio in questo caso i nostri USDT. In modo molto semplice faremo conferma e andremo a mettere l'indirizzo dei nostri Tether USDT, ok? Quindi qui ci va a dire in sostanza di aggiungere l'Ethereum Network in questo caso, ok? Quindi magari non è tanto conveniente riguardo USDT, sappiamo le fee per Ethereum quanto costano, però effettivamente funziona come ogni altro asset. Per esempio, se noi prendiamo i Tron, ok, vogliamo fare naturalmente un withdraw in Tron, naturalmente se abbiamo i Tron possiamo farlo come nel metodo vi ho fatto vedere per i Tether USDT, semplicissimo. Quindi in sostanza, se noi clicchiamo all'interno di un asset, avremo tutte queste possibilità qui. Ora in basso a destra abbiamo la sezione wallet, naturalmente semplicissimo, avremo il nostro wallet con tutti i nostri asset disponibili, e non possiamo anche mettere all'interno del nostro wallet. Sezione bundle, ragazzi, i bundle naturalmente sono tutti, diciamo, quei panieri che ci permettono di andare effettivamente a investire. Poi naturalmente questo video non è un consiglio di investimento, ragazzi, però vi sto facendo un tutorial su Finst. Quindi abbiamo per esempio vari staking, vari bundle, ok, di staking. Qui per esempio abbiamo questo staking su Bitcoin e Ethereum, staking API del 0,93%, poi abbiamo top 5 1,50%. Quindi naturalmente, se scegliendo il nostro bundle, possiamo effettivamente partecipare in modo attivo a questo bundle. Qui abbiamo l'API, lo staking API, eccetera eccetera eccetera, automatic rebalance mensile, eccetera. Ci fa dire in sostanza tutto quello che riguarda il bundle in questione che andremo a scegliere. Ce ne sono veramente tanti, ragazzi, vedete, ce ne sono veramente molti. Questa è una sezione molto carina di Finst, perché non tutti danno la possibilità e hanno questo tipo di sezione qui. In basso a destra continuiamo, abbiamo le nostre attività, vedete, io ho fatto lo swap su USDT, eccetera, le transazioni, gli ordini e transazioni, semplicissimo. Sulla sezione menu abbiamo sezione deposita, withdraw, staking, auto invest, favoriti, invita gli amici, sezione settaggi e quant'altro. Quindi possiamo andare a settare veramente veramente tutto. Andiamo a vedere ora la sezione staking, ragazzi. Cliccando su staking abbiamo la possibilità di andare a abilitare lo staking prima di tutto, se siamo naturalmente nuovi a questo exchange, e abbiamo tutti gli asset. Per esempio Solana abbiamo un 5,60%, Polygon 3,5%, Ethereum 3,10%, Polkadot 6,50%. Abbiamo lo staking su tutti questi asset, qui ci rimanda i bundle naturalmente. Per esempio cliccando su Solana potremmo andare a fare lo staking su Solana, se abbiamo naturalmente asset Solana. Ve l'ho fatto vedere prima come naturalmente andare a fare swap, acquistare asset, quindi semplicissimo. Detto ciò, amici, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia anche servito per andare ad integrare le vostre conoscenze nel mondo cripto e nel mondo degli exchange. Detto ciò, amici, noi ci salutiamo qui. Mi raccomando, restate in campana con nuovi metodi di guadagno, bonus, promozioni, tutorial degli strumenti, come in questo caso la loro storia. Insomma, ragazzi, un canale dove effettivamente c'è tanta sostanza. Ciao a tutti!